Ciao ragazzi, allora mi chiedete sempre di fare dei nuovi Get Ready With Me, nuovi video di trucco, quindi questo è quello che faremo oggi. Se notate che il mio background è praticamente vuoto perché, lo sapete, mi sto trasferendo, sto traslocando e quindi ho già svuotato buona parte dello studio. Non ancora tutto, ma sono a buon punto, sono a buon punto. Inizio maggio traslochiamo e voi mi seguirete in tutto questo casino che è il mio ennesimo trasloco. Comunque, oggi utilizzeremo un sacco di prodotti nuovi che non ho mai usato prima, quindi sarà molto molto interessante, li testeremo assieme. Alcuni sembrano molto interessanti, però non si sa mai. Nel frattempo e nel contempo risponderò anche ad alcune domande diciamo molto maleducate, per non dire parolacce, a cui non ho mai risposto, e quindi approfitteremo in questo video. Già avevo fatto un video in cui rispondevo a questo genere di domanda, ma visto che me ne arrivano così tante, approfitteremo e risponderò anche qui. Ok, noterete che ho anche cambiato un po' l'inquadratura, ma mi sembra più adatta così frontale, boh, non lo so, ditemi voi. Ah, e oggi andrò a fissare i capelli perché mi danno troppo fastidio. Ve lo ricordate questo? Lo usavo tipo secoli fa, penso ancora ad Amsterdam, ma è fantastico perché praticamente ti fissa i capelli senza però lasciare il segno, che a me qualsiasi cosa lascia il segno ai capelli, tranne questo cosino qua che ho preso tipo da un sito giapponese, manco mi ricordo, ma è un prodotto beauty giapponese ed è fantastico ragazzi, fantastico. Inizieremo questo video con il primer, che sarà questo. Il primer si chiama Veil Auto Matte ed è in realtà un prodotto in crema di questo color puffo che io ho un po' paura di mettermi sul viso, ma dovrebbe essere opacizzante e si può utilizzare sia come primer che come fissante che per i vari ritocchi durante la giornata. Utilizzeremo la spugnetta in dotazione e spero che funga davvero da primer, perché io ho sempre bisogno di un primer decente, perché la mia pelle è sempre sempre lucida e se non metto il primer, voi lo sapete, il fondotinta non mi dura una cippa. Nel frattempo inizierei a rispondere a queste domande che mi arrivano, che non sono per niente simpatiche, appunto, per non dire altro. La prima è una domanda molto gettonata, in realtà ce n'è una che è la più gettonata di tutte, ma quella arriveremo tra un po'. Una domanda molto gettonata è: perché ti fai il Botox e perché ti sei rifatta il naso? Io non so più come dirla questa cosa, ma addirittura mi viene detto: guarda che si vede che ti fai il Botox, cioè almeno dillo. No ragazzi, non avete capito. Cioè, se io lo facessi, lo direi. Così come vi ho portato con me quando ho fatto il filler al labbro superiore. Nel senso, io non ho nessun tipo di problema a dirlo. Anzi, cioè per me è informativo, per chi vuole farlo magari. Cioè, io, questo è il mio canale, no? Cerco di dare qualche consiglio, eccetera, e non mi vergognerei. Anzi, penso che quando lo farò, boh, vabbè, dopo aver applicato 10 kg di questo primer, penso di essere a posto. In realtà, no, per sicurezza. In realtà, quando quando lo farò il Botox, ragazzi, lo dirò. Sono veramente stufa di questa domanda, nel senso che non se ne può più, e più dico che non lo faccio, più mi viene chiesto. Altra domanda che in realtà non è proprio: ah sì, e poi perché ti sei rifatta il naso? Ragazzi, non mi sono rifatta il naso, cioè non so come dirlo. Se vi sembra diverso rispetto ai primi video, non so che cosa dirvi. Anche a me sembra diverso, però ho cambiato le sopracciglia, forse quello ha influito, boh, non lo so, però altro non ho fatto ragazzi, il mio naso è sempre lo stesso. Non, sinceramente detto, non andrei a operarmi, nel senso che mi sono operata ad ernia due volte quando ero molto molto piccola e poi alle tonsille quando avevo 18 anni, e vi dico che le operazioni in anestesia totale non sono proprio una passeggiata, quindi non andrei sinceramente a rifarmi il naso. Uno, perché non mi sembra che sia così brutto, e due, perché appunto ho sinceramente paura di andare di nuovo in ospedale con anestesia totale e tutto l'ambaradan, che non è simpatico. Poi vado ad applicare Lip Maximizer di Dior. Io lo uso come primer in realtà per ammorbidire un po' le labbra, e dovrebbe teoricamente andare a rimpolparle, quindi vedremo se funziona. Applico sempre un prodotto labbra, lo sapete, quando vado ad applicare il primer viso, in modo che poi quando a fine trucco andiamo a stendere il rossetto abbiamo le labbra belle idratate. Oggi andiamo a provare questo fondotinta che è di Diego Dalla Palma e
Il colore, allora, si chiama Nudissimo Soft Matte Foundation, fondotinta naturalmente opaco, la colorazione è 242N, mi hanno mandato due colorazioni diverse, entrambe molto chiare, quindi grazie team Diego della Palma, che sapete che sono un fantasma, quindi, allora, c'ero scritto di shakerarlo per bene, quindi io spero sinceramente che sia decente questo colore su di me, ma l'ho provato, dovrebbe essere giusto, sia come sottotono che come colorazione, o perlomeno me lo auguro, ho preso anche una nuova Beauty Blender, e l'ultima Beauty Blender di questo colore mi ha fatto un sacco di muffa, spero non succeda anche con questa. Voi vi trovate bene con la Beauty Blender? Avete avuto gli stessi problemi che ho io? Non so poi perché, alcune mi fanno questo problema, altre no, non ho ben capito di che cosa si tratti. Comunque, altra domanda che mi viene fatta, devo dire la verità però, questa domanda a volte mi viene fatta in modo molto molto maleducato. Altre volte invece mi viene fatta proprio nel senso dai follower genuini, buoni, che mi chiedono soltanto per curiosità, e la domanda è la seguente: ma che cosa sono quelle macchie gialle che hai sulle palpebre? Allora, a volte mi viene fatta così proprio per curiosità, che penso sia anche normalissimo sinceramente, altre volte invece mi viene fatta in modo molto maleducato, tipo cos'è quella macchia gialla schifosa che hai sulle palpebre? E non è tanto carino, ve lo dico comunque. Allora, queste macchie gialle io le ho fatte vedere da diversi dermatologi, ragazzi, sono soltanto delle discromie della pelle, ok? La mia pelle è molto chiara, quindi si vedono molto di più, qualsiasi macchia, qualsiasi cosa si vede molto di più rispetto a una pelle un pochino più scura, non vi preoccupate, non è niente di che, io veramente lo metterò nel titolo sta cosa, perché mi viene richiesta, cioè mi viene chiesta costantemente, ogni video che faccio in cui inizio e non sono truccata, questa domanda strac arriva 100%, sicuro proprio, quindi forse dovrei veramente metterla nel titolo sta domanda, così almeno rispondo una volta per tutte e finisce qua la questione. Beh, che cosa ne dite? Allora, secondo me in realtà il colore non è niente male, a parte che, oh ragazzi, vi devo dire la verità, mi è mancato un sacco filmare video di make up, cioè mi diverto tanto a fare anche video chiacchiericci, mukbang eccetera, però alla fin fine il make up rimane sempre sempre una mia passione e fare questa tipologia di video mi piace sempre tantissimo, quindi so che piacciono anche a voi, so che non sono in realtà i video che fanno più visualizzazioni, però mi piace sempre continuare a farli, anche perché so che piacciono molto anche a voi i miei follower appassionados, i miei follower appassionati, so che vogliono sempre vedere qualche video in più sul make up e quindi cerco sempre di accontentarvi. Spero seriamente che sia decente questa inquadratura, perché ho spostato sia la videocamera che le luci, quindi magari fatemi sapere, anche perché sto cercando di trovare una nuova sistemazione che mi soddisfi, in modo poi da recuperare la stessa sistemazione anche in casa nuova, che in realtà non è casa nuova ma è il mio appartamento. Comunque, sono molto contenta perché ho finito di scatolare quasi tutta la casa, ragazzi, manca solo la camera da letto, senza il bagno, quello già fatto a metà, e la cabina armadio, e dopodiché ho finito, ma la cabina armadio in realtà non posso ancora farla fino a quando mi portano, allora metto un po' di fondotinta anche sulle labbra perché, ragazzi, sono troppo scure, io detesto il colore delle mie labbra, che mi altera qualsiasi tipo di rossetto, e quindi sto aspettando che mi portino gli scatoloni, quelli fatti apposta per appenderci gli abiti con gli appendini, così non devo scatolare tutto. Allora, ma sì, dai, mi sembra come colore, sinceramente mi sembra proprio giusto, ragazzi, sono molto contenta perché ultimamente sto avendo grosse difficoltà con i fondotinta, quando li metto mi sembrano giusti, dopo 3 secondi si ossidano e io divento un Oompa Loompa, che non è proprio il massimo. Poi, allora, correttore, mi sono arrivati i prodotti della Dear Dahlia, sì, Dear Dahlia, che hanno questo packaging marmorizzato, molto molto carino, sinceramente non conoscevo né il brand né assolutamente i prodotti, e utilizzeremo sia il correttore che poi alcuni ombretti di questo brand. E poi, ragazzi, altra cosa, una domanda che mi... non voglio dire che mi perseguita, perché non sarebbe giusto, perché è giusto, è giusta la curiosità, no? Molto spesso mi viene detto, Nicole, tu hai creato, cioè tu hai comunque scelto di condividere tutto della tua vita, eccetera, hai condiviso il tuo matrimonio, hai condiviso momenti così intimi come la tua luna di miele, eccetera, poi la tua storia, il tuo matrimonio finisce e tu non spieghi le ragioni. È vero, lo so, avete ragione.
Però ragazzi, questa scelta non dipende da me, perché come vi ho detto più spesso, cioè più spesso, come vi ho detto spesso, se io potessi lo farei, però mi è stato sinceramente chiesto di non parlarne e io quindi non posso farlo. E quindi non è per mia volontà, sinceramente, ma come potete immaginare non è stata una cosa poi così amichevole, per diversi motivi. Fatto sta che non posso parlarne apertamente, fatto sta che vado ad applicare la cipria, questa è quella compatta di Urban Decay trasparente che uso in realtà da un po' di tempo, mi trovo molto bene, ma non avevo ciprie nuove, se non un paio che erano però illuminanti, non volevo essere insomma una palla da discoteca, come dico sempre, e metto un po' di cipria sopra il correttore, sotto gli occhi. E quindi questa è l'unica purtroppo risposta che io posso dare. Come bronzer vado ad usare questo Bronzing Compact Powder di Divage ed è il numero 3. In realtà mi hanno mandato questo prodotto, adesso vedo dietro che c'è scritto tester. Non conosco questo brand Divage, mi hanno mandato un pacchetto con delle cosine. È nuovissimo, si vede, però insomma mi hanno mandato il tester, vabbè. Allora, in realtà la maggior parte dei miei pennelli è già in scatolata, quindi devo usare pennelli che solitamente non userei. Spero sia decente. Quindi, e questo per rispondere una volta per tutte e poi veramente non menzionerò più la questione, ma capisco la curiosità e capisco e vorrei potervi dire di più, perché io lo farei se potessi, però voglio solo farvi capire che capisco. Nel momento quando mi trucco non riesco mai a capire bene i colori, le sfumature, poi quando mi rivedo in videocamera spesso dico oh mio Dio, cioè quando mi rivedo nel montaggio dico oh mio Dio, e poi voi puntualmente mi dite oh mio Dio nei commenti, quindi sappiate che io molto spesso poi mi rendo conto, però solo nel montaggio, quindi non ci posso fare niente. Allora, per adesso mi sembra decente, poi come blush, e oggi vi anticipo, andremo ad applicare anche l'illuminante. Ragazzi, lo so che molto spesso mi dite nei video hai dimenticato l'illuminante, anche nel video che ho fatto in cui mi truccavo in ordine alfabetico eccetera, anche lì mi è stato detto hai dimenticato l'illuminante. No, in realtà non mi piace l'illuminante, quindi molto spesso non lo metto perché ho la pelle già abbastanza oleosa di mio, quindi di solito lo skippo, a dire la verità, ma oggi andremo ad applicare anche l'illuminante. Prima però come blush questo di Diego Dalla Palma, notare packaging, ma quanto è carino sto packaging che poi è in rilievo, in stoffa, e questo è il blush ed è il frangipane, non lo so, Cheeks. Ed è questo bel colore opaco, in realtà i fiorellini hanno dei micro glitterini, il resto è tutto opaco, quindi è anche abbastanza chiaro. Mi ricordo una volta, ragazzi, tipo qualche anno fa, quando io ho iniziato in realtà a truccarmi, diciamo una decina d'anni fa, quando ho aperto il canale YouTube, c'erano un sacco di prodotti troppo scuri per me, blush troppo scuri, terre troppo scure, fondotinta troppo scuri, devo dire che ci hanno ascoltato, a noi mozzarelline abbiamo fatto tanto anche nei miei video e devo dire che ci hanno ascoltato. In realtà questo blush mi sembra sinceramente troppo scuro, ma magari possiamo sfumarlo un pochino con il pennello da cipria. Eccolo l'illuminante, vi giuro è troppo bello questo packaging, io dovevo assolutamente usarlo in un video, che poi mi è arrivato anche questo pennello bellissimo sempre di Too Faced e quindi dovevo assolutamente usare questa combo. Guardate che meraviglia questo prodotto, è... a me piace guardarli gli illuminanti, il problema è che non mi piacciono su di me, però se avete la pelle secca io vi invidio, perché in realtà mi piacerebbe poterli usare, ma ragazzi viene fuori un disastro quando li metto. Però oggi voglio fare questa prova, dai, magari tornano a piacermi, non lo so, una volta li mettevo spesso gli illuminanti e adesso è tipo un periodo no, infatti cioè io me la vedo già lucida la pelle, non so che cosa vado a metterlo a fare l'illuminante, vabbè, facciamolo comunque. E poi mi sembra che mi ingigantisca la faccia, cioè boh, io non lo so. Commentate, sto meglio con l'illuminante o senza illuminante? Cioè, vi piace l'illuminante in questo video oppure facevo meglio ad evitare? Non saprei. E poi sull'arco di Cupido, vi ricordate una volta, lo mettevo sempre qua. Dovrei ricominciare a farlo oppure no? Commentate, ditemelo voi. Poi ragazzi, io non so mai se devo chiedere di mettere like e lasciare un commento al video oppure no, perché spesso mi dite Nicole ma tu non chiedi mai di lasciare like
e scrivere un commento sotto il video, perché mi dimentico. Questo è il discorso. E forse dovrei farlo, boh, non lo so. In realtà non l'ho mai fatto e quindi non sono abituata. Quindi boh, non lo so. Allora, poi Urban Decay Eyeshadow Primer Potion mi è arrivata, era da un po' che usavo quella anti-age, adesso mi è arrivata di nuovo la Original, che in realtà è da tantissimo che non uso, quindi mi chiedo, ecco, l'unico problema che io ho con l'Eyeshadow Primer Potion, in realtà è uno dei primer più fantastici del mondo, solo che bisogna sempre shakerarlo un po', altrimenti è sinceramente troppo liquido ed esce questo liquido prima. In realtà anche con quello di Too Faced ho lo stesso problema. Allora, poi vado a, come ombretto, è da tanto che non uso prodotti Pupa, ma mi è arrivato questo ombretto e la parte marrone sembra essere molto carina. Questo è il Retro Illusion Eyeshadow numero 002. Vado ad usare questo, che in realtà di solito non amo particolarmente gli ombretti così, che si vanno a pucciare per prelevare, ma questo sembra essere molto bello come colore. Poi, altra domanda che veramente si... cioè, lascia anche questo il tempo che trova, ma perché hai sempre quei brufoli schifosi in faccia? E, oh mio Dio, è veramente qui, cioè... non commenterei nemmeno quando mi arrivano queste domande, però mi viene chiesto veramente molto spesso, cioè, ragazzi, perché ho i brufoli? Non lo so, sono l'unica ad averli, sinceramente noto che da questo lato hanno sempre un po' di più, però mi capita, ho sempre, e in realtà è da qualche anno che ho la pelle un po' più tendente all'acne, ho sofferto di acne, diciamo... sì, era proprio acne in realtà, però questo un paio d'anni fa. Adesso non ho più questo problema, però ogni tanto continuo ad avere dei brufoletti. Non è carino fare questa domanda, anche perché io magari, insomma, ci passo sopra e non mi interessa più di tanto, però queste domande di solito non si fanno perché qualcuno potrebbe anche rimanerci male e io ho combinato un patatrack ed è per questo che detesto gli ombretti. Così, cioè questo coso è troppo largo. Poi dalla, ho qui la mia Naked Petite Heat, vado a prelevare il color carne, non so nemmeno che pennello usare perché praticamente o sono sporchi oppure li ho inscatolati, vado a stenderlo sotto il sopracciglio e poi lo stendo anche all'inizio dell'angolo interno. Ok, adesso prendo di nuovo, cioè di nuovo, l'altro prodotto di questo brand Dear Dahlia. E allora, da questa parte non so che cosa ci sia, in realtà penso sia un ombretto in crema. Dall'altra invece, perché ha doppio prodotto, qui invece ci sono due ombretti in polvere. E vado a prelevare quello più scuro e lo stendo sopra alla, cioè nella piega. Questo dovrebbe essere un pochino più... meno shiny, in realtà un pochino più opaco. Voi lo sapete, io di solito vado sempre su prodotti quasi completamente opachi, quindi in questo video sto andando molto fuori la mia comfort zone. Deh! Ma lo sentite? Adesso prendo la matita Givenchy, questa è dell'ultima collezione estiva ed è di questo bellissimo arancio. Spero sia scrivente perché voglio andare ad applicarla qua sotto. È super scrivente in realtà, wow! Voglio applicarla sotto come base, poi per un ombretto aranciato che andremo ad usare. E lo sapete, a me l'arancio piace moltissimo, specialmente se avete gli occhi chiari ve li fa risaltare, quindi è un colore che soprattutto in estate mi piace usare. Questo fondotinta, non so se è l'illuminante che ci ho applicato sopra o la cipria, mi piace, ma da vicino riesco a vederlo. O forse, anzi no, vi devo dire la verità, credo che il fondotinta vada molto bene perché qui mi piace e mi piace anche sulla fronte, però qua sotto dove ho applicato il correttore, questo si vede, cioè il correttore si vede, quindi non mi fa impazzire questo correttore, devo dire la verità, anche se copre abbastanza bene, ma non è troppo naturale. Quindi ora sfumo un pochino, in realtà se trovo un pennello decente, boh, usiamo questo che ho usato con un ombretto marrone, potrebbe andare. Sfumo un pochino la linea di eyeliner che è davvero molto pigmentato. Ed ora sopra l'arancio vado a stendere questo, che è anche un arancio marroncino, insomma,
molto caldo, che spero stia bene con gli ombretti che ho applicato sopra, ma mi piaceva questa idea di fare un marrone un pochino più freddo con questo arancio caldo. Vado a prendere sempre l'ombretto di Eldalia, e perché mi sembra un pochino troppo acceso sinceramente, vado a smorzare un pochino il colore sempre con quello marroncino, così ci rimane un sottotono un po' più caldo, ma almeno il colore si avvicina un pochino di più a quello che abbiamo sopra, perché mi sembra che lo stacco sia un pochino troppo evidente e non mi piace. Ah sì, altra domanda, se vogliamo proprio rimanere sulle domande che non andrebbero fatte, altra domanda che mi viene fatta è: ma perché hai sempre i capelli sporchi? Cioè, uno, non ho sempre i capelli sporchi, mi fa troppo ridere. Due, allora, intanto che domanda è? Comunque posso capire che magari possa sembrare a volte, lo sapete perché? Perché quando ho un po' di ricrescita dei colpi di sole, i capelli possono sembrare un pochino più scuri alla radice e quindi possono fare questo effetto, insomma possono sembrare un pochino più unti, però ragazzi non lo sono. Non... Uno, in realtà, se vi devo dire la verità, lavo i capelli anche troppo spesso, perché li lavo un giorno sì, un giorno no, raramente passano due giorni e il mio parrucchiere continua a dirmi, Goran, che non fa bene al capello lavarlo un giorno sì, un giorno no, quindi dovrei sinceramente smettere, e quindi non è assolutamente vero, ok? È una domanda molto, molto maleducata questa, però vabbè, rispondiamo, così magari veramente non mi viene più fatta. Poi vado a sfumare il tutto, se trovo un pennello decente, forse questo può essere un pennello decente. Comunque, dopo aver filmato questo video, quindi penso che questo sarà il video che vedrete domani, voglio filmare o la video reaction al video di Issima che reagisce al mio video, in cui vi presento Eric, oppure vorrei fare un video in cui vi racconto com'è iniziata la nostra storia d'amore, come ci siamo rincontrati, perché lo sapete che noi ci conosciamo dall'asilo, poi abbiamo fatto anche le scuole elementari assieme e poi ci siamo persi di vista tipo a 10-11 anni, quindi e mi piacerebbe molto spiegare e parlare un po' di questo, perché so che siete curiosi, me lo chiedete, e poi è un argomento bello e che voglio assolutamente trattare, solo non so se filmare prima uno oppure l'altro, boh. Penso che vedrete domani quale ho scelto di filmare per primo. Scrivetemi che cosa vi piacerebbe vedere per primo, ma penso che non farò in tempo ad aspettare la vostra risposta, perché già filmerò tra un po'. In realtà, vi dico la verità, Eric lavora questa notte, perché sapete, lui guida l'ambulanza, quindi a volte lavora la notte perché le ambulanze non si fermano, e oggi in realtà è Pasquetta, però lui lavora, e quindi io vado da Giulia e Elia e facciamo serata, e quindi poi quando torno voglio in realtà filmare un altro video, quindi vedremo in che stato sarò. Allora adesso vado ad applicare, però posso dirvi la verità, volevo applicare un eyeliner nero, però forse mi spegne un po' questo trucco, boh, non lo so, ma sì, dai, facciamolo. Allora, questo è il nuovo Black Ink Classic Line Felt Liner di Sephora. Ultimamente come eyeliner mi sta piacendo tantissimo il Better Than Sex, ragazzi, è top. Però ho sentito parlare bene di questo eyeliner di Sephora, quindi vediamo un po' com'è. Beh, l'applicatore è super comodo. Che poi io ho sempre difficoltà ad applicare l'eyeliner su me stessa. Se devo truccare qualche amica mi viene bene, su di me io ho la pelle molto cadente, sugli occhi blu, non lo so, è tipo rincrinzita, e quindi quando lo stendo mi fa questo effetto puntini ed è veramente terribile. Ok, più o meno l'abbiamo applicato, adesso vado a stendere questa matita. In realtà è un Mechanical Gel Eyeliner, però è tipo una matita, micro matitina. Vado a stenderla nella rima interna superiore, che è sempre, mamma mia, sono 10 anni che stendo sta matita sulla rima interna superiore, sono 10 anni che mi fa il solletico, mi lacrimano gli occhi, oh, io non ce la farò mai. Ed è l'Hourglass, sì. I prodotti in realtà di questo brand sono tutti molto molto buoni, ma ragazzi, a parte che mi stanno lacrimando gli occhi, e comunque questo eyeliner è super scrivente nella rima interna, è
è pazzesco. Forse uno dei migliori eyeliner che io abbia mai provato. È veramente, veramente pazzesco. Poi, allora, mascara, ho questo della L'Oreal, l'Unlimited, ve lo ricordate quello che si piega? Con lo scovolino pieghevole, vediamo un po' com'è. Non l'ho ancora provato in realtà, aspettavo di provarlo con voi in videocamera. E pieghiamolo, vediamo com'è. Ok. Lo scovolino piegato così è molto comodo, devo dire la verità. Devo dire che allunga tanto, tanto, tanto le ciglia, è super nero. Non so se le incurva tantissimo perché le mie sono già belle incurvate dal lash lift, però non è niente male, solo che fa questi grumetti che non mi fanno impazzire in realtà, ma è un look che forse può piacere. Io sinceramente preferisco che le ciglia siano più sottili e separate, però chissà che appunto va a gusti. Altra domanda che mi viene fatta e che trovo molto polemica, oltre che maleducata, è: quando uso un prodotto per sopracciglia in un video, oppure quando uso glitter in un video, mi viene detto: ma i glitter non erano solo per bambini? Ma i prodotti per sopracciglia, scusate se faccio sta voce, mi fa troppo ridere, ma i prodotti per sopracciglia non sono naturali, Il video in cui io dicevo queste cose, forse sfugge il fatto che io inizialmente avevo anche detto che è un video da non prendere sul serio perché è ironico, però questa parte non so perché è sfuggita a tutti. Quindi hanno avuto qualcosa da ridere su questo video, è sfuggito a tutti il fatto che io avessi detto di non prenderlo sul serio perché era ironico ed era fatto per scherzare, cioè per scherzarci su. Ovviamente se dico che l'eyeliner, cioè che tipo di illuminante non mi piace, è vero, però ovviamente era spiegato un po' in modo ironico per, insomma, per farci due risate, no? Quando dici qualcosa viene preso molto spesso estremamente seriamente, tipo anche quando si tratta di trucchi, molto spesso la cosa viene presa molto seriamente. E ci dimentichiamo un po' che siamo qua per divertirci a volte. Gatto Denver che fa suoni di dubbia provenienza. Ah, sono entrambi qua i gatti. Una cosa che mi piace di questo mascara è che se le ciglia vanno a toccarmi la parte sotto il sopracciglio, non mi lascia i puntini neri. E questa è una cosa che purtroppo mi capita con il Bad Girl Bang di Benefit. Nonostante sia uno dei miei mascara preferiti, questo fatto mi dà sempre, sempre, sempre un po' fastidio. E logicamente, se non avessi il lash lift che mi va ad allungare e incurvare di brutto le ciglia, probabilmente non mi succederebbe. Ma visto che ho la fortuna di avere le ciglia adesso lunghe e incurvate, con quel mascara devo stare attenta. Ecco, con questo non succede, quindi non è niente male questo Unlimited mascara, niente niente male. Poi, allora, io direi di passare alle sopracciglia, ragazzi. Allora, io ho questo prodotto della L'Oreal che mi è arrivato e si chiama Unbelievable, ok? È un prodotto che non avevo mai visto perché mi aspettavo che una volta aperto ci fosse tipo il classico scovolino, cioè quel pettinino che hanno anche in mascara, per capirci, ok? In realtà mi sono trovata questo, che sembra l'applicatore di un rossetto liquido, cioè di un gloss. Quindi non so sinceramente come applicarlo sto prodotto e non so nemmeno se la colorazione è decente per me. In generale non mi piacciono i prodotti sopracciglia troppo rossi, troppo caldi come sottotono, e questo sinceramente è molto freddo in realtà come sottotono, anche se è un po' un color topo, e perché io sono sempre fuori fuoco, ok? Quindi non so come usarlo, ma voglio fare questo testing, questa prova con voi, quindi andiamo e vediamo come esce. Non so nemmeno come andare sinceramente precisa, ma il colore non mi sembra male. A parte che è un po' bagnato, però è male. Forse comunque dovrei in qualche modo pettinarlo poi, perché, cioè, non è un gel, come lo chiamano? No, lo chiamano proprio gel per sopracciglia, quindi teoricamente dovrebbe essere anche un fissante, oltre che un prodotto per riempirle. Boh, che cosa ne dite voi? Io le sento molto bagnate e questa cosa non mi piace tantissimo. Però mi piace il colore, devo dire la verità. Vabbè che mi piacciono abbastanza scure le sopracciglia,
però non mi dispiace. Continuo a non capire se è decente o se è completamente indecente sto gel per sopracciglia. Scrivetemi, aiutatemi a capire se devo continuare ad usarlo oppure no. E poi, allora, per le labbra ho questa, sempre della Divage, spero che non sia un tester anche questo, probabilmente sì. È una matita labbra, made in Germany, ok, quindi sarà un prodotto tedesco. E l'ho swatchata sulla mano e mi è sembrata, uno, molto pigmentata, molto scrivente, due, molto bella. Una bella colorazione. Ok, sì, non è niente male. Mi piace. E poi oggi un sacco di prodotti della L'Oreal, evidentemente ultimamente me ne sono arrivati tantissimi. Questo è l'Ultra Matte Liquid Lipstick Le Chocolat. Ragazzi, che cosa ne dite del mio accento francese? Ovviamente probabilmente sarà sbagliato, ma Le Chocolat mi piaceva. Ed è il Dose of Cocoa numero 848. E chissà se sa di cacao. Oh mio Dio, sa proprio di cioccolato! No, vabbè. Ragazzi, sa di Nesquik, sa proprio di cacao. Tipo del latte che ti lasciano i Coco Pops quando rimane, cioè dopo che li hai mangiati e rimane tutto cioccolatoso. Ah, buonissimo, buonissimo. E vediamo com'è sulle labbra. Ci piace, oh, mi piace molto questo rossetto, ragazzi. E dire che ce l'avevo lì da un po' e stavo aspettando di filmare un Get Ready With Me per provarlo con voi. Ok, direi che ci siamo. Ah no, 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 bisogna testare anche la Acqua Mist and Fix di Diego Dalla Palma. Questa è un'acqua aromatica spray 4 azioni in 1, idratante, fissativa, rivitalizzante, antinquinamento. Noi lo useremo come fissativo e quindi come acqua, come fissante. So, avete capito? Ok, la sentivo a malapena, quindi ho dovuto spruzzarne 10 quintali. Ok, niente male, questo trucco alla fine non mi dispiace. Sciogliamo i capelli, ragazzi, ho fatto la cheratina, i capelli sono morbidi, sono, mamma mia, ho tutta un'altra cosa. Prima erano super secchi, super crespi. Io amo la cheratina, mi rendo conto che non la faccio perfettamente, cioè tipo quando la faccio ci sono parrucchiere che mi scrivono: Nicole, vederti fare la cheratina, cioè mi fa morire dentro. Lo so, ragazzi, lo so, io non sono super professional, la faccio su di me e basta, però io mi trovo da Dio, cioè la amo e continuerò a farla da sola. Quindi questo è quanto per il trucco di oggi. Abbiamo provato un sacco di prodotti e vi devo dire che non mi dispiace affatto, però aspetto le vostre opinioni perché, ripeto, molto spesso mi rendo conto solo dopo di come sia uscito il tutto. Quindi spero sia decente, spero vi sia piaciuto questo video. Se non mi impapero ce la posso anche fare, insomma ce l'avevo quasi fatta fare un video senza impapararmi, ma no, Nicole, alla fine dovevi impapparti. Comunque, questo è quanto, spero vi sia piaciuto, mando un bacio, mua, mia family, vi voglio tanto 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 bene e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!